E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio su Pokémon Diamante qua. Entreremo qua di battere lo stesso capo palestra, sarebbe felice. Ciao allenatore, il capo palestra qui, di qui uso il Pokémon di tipo acciaio. I Pokémon di tipo acciaio hanno una difesa molto forte, quindi deve colpire solo. A parte che qua in questa palestra di qua che voleva andare forte. La Cheo rappresenta l'inflessibilità. Se si rifiuta la sconfitta, la via della vettura si svela da sé. Ok. E regalo qua che è proprio benuccio perché non abbiamo. Oddio, Six potrebbe avere la debolezza tipo terra. Quindi il livello di questa palestra dovrebbe essere più o meno 30. Quindi. Vediamo se Stilix ha la debolezza. Se no di tipo terra acciaia. Ottimo, gli facciamo un baffo. Con braciere. Dio, attacca di te. Quindi non possiamo, oddio, non possiamo utilizzare. Per l'ennesima volta a braciere. Tutto bella l'animazione di tubo fuga. Che se. Mi fa un baffo tubo fuga. Intanto. Io soppiatore, soppiatore potrebbe anche fare parecchio male. Invece no. Non gli toglie nemmanco mezza vita. Ho convinto che poi lo imparava anche Rotafuoco. E ce l'abbiamo fatta. Penso che contro Ferruccio dovrei anche avere problemi. Magari Toxico potrebbe anche andare bene in questa palestra, essendo tipo veleno lotto. L'ascensore vai su e giù, io adoro lottare. Tre Pokémon, Oni. Ok, sta palestra ci ha ingannato. Onix non è un Pokémon di tipo acciaio, mi devo cambiare. Che okay, va bene anche Frozen. Quindi non tutti i Pokémon, cioè non tutti gli allenatori della palestra di tipo acciaio usano, punto. E tipo acciaio, a parte che anche Jasmine, capo palestra di Hoenn, utilizza i Pokémon di tipo acciaio. Che ha comunque un Magnemite e uno Steelix. E Onix, quindi non cambio. A parte che fosse nell'isola ferrosa si poteva andare anche prima del capolista ferruccio, a parte che. Non so, scrivetelo nei commenti se vale la pena allenare un rivolo oppure no. E farle proprio vabbè. Da tutto comunque un buon attaccante. E sia un buon attaccante fisico che un buon attaccante speciale. Però. Delle difese bassissime proprio. Visto che non sono riuscito a catturare cosa la Scorupia alla Gran Palude, forse per anche lasciar perdere. Questo è il mio buon umore, ok. Mi spiace però. Dobbiamo vincere una medaglia. Tanto la sesta. Tanto. Dopo penso, dopo la sesta medaglia avremo.
tipo a dare alla biblioteca di Calipo. Oppure perché non credo che l'isola Felerosa abbiamo già lo si sblocca prima della pale. Oddio, un altro. No. Ok. La palestra ci ha ingannato alla grande. Tutti gli allenatori utilizzano i portali di acciaio. Schianto. Come notate non ha tipo un buon attacco fisico. Oh, oddio, però quando si è messi si può avere una buona statistica di attacco. E la c'è esperienza. Quella mossa è stata devastante. Ah, c'è vero, perché poi scopriamo che Ferruccio in realtà è il padre di Pedro. Può pure essere che sta palestra utilizzano anche con la di Paloscio. Ok, dimmi che non c'è l'ennesimo allenatore che utilizza tipo Paloscio nella palestra di tipo acciaio. Ma penso che ci può pure stare, perché poi scopriamo che in realtà Ferruccio è padre di Pedro. Io spoiler a parte. Vabbè. Oh, Scorupin. Oddio, pure Scorupin in una palestra di tipo acciaio. Ok, ma a parte che la maggior parte degli allenatori utilizzano. Tanto con Scorupin utilizza. Vabbè, ci può pure stare, credo. È un po' grande tipo Coleotte. Utilizza una mossa di tipo acciaio. Non so a che livello che ho preposito. Niente stick proprio. Il fatto che Stilix non utilizza mosse tipo come terremoto. La so dolori. Oh, quindi non ha un. Come mai non ha utilizzato attaccalite? Oh, e questo è il secondo Silix che bruciamo. Wow. Atto, quando si evolve il Silix si perde il tipo roccia, perché dato che il tipo acciaio viene. Tipo roccio viene sostituito da tipo acciaio, quindi acciaio terra. Ah, mi viene voglia di cantare una ninna nanna. Niente evoluzione anche questa volta. Oddio, piccolo cieco. No, niente piccolo cieco. È lì fuori dobbiamo andare. Ok. La strada è parecchio lunga per andare a cantare adesso. Strumento nascosto. Ok. A parte che nelle palestre non credo che ci sono strumenti nascosti, ma vabbè. Ennesimo lavoratore. I programmi e le persone lavorano assieme da molti anni. Vediamo un esempio pratico di questo. Ok, non ho letto bene il dialogo, guarda. Ok, ennesimo Onix. Porca dovrebbe. Come vedete, ma se non mi tocca cambiare. Non so qual è il livello dei Pokémon di Ferruccio. Perché credo la vedo dura perché non che mannaggia, perché per. Per Infernape sarebbe stata una passeggiata a sta palestra. Cioè, cioè, escludendo i Pokémon di Rivoloscia.
Vabbè, l'infernetto dovrebbe essere una passeggiata a battere i Pokémon tipo acciaio, dato che hanno la debolezza al fuoco, ma anche la debolezza al tipo lotto, eh. E terzo, Fischiotto, proprio di brutto. Ok, e mossa speciale, almeno nella quarta generazione, no? Non so nelle altre. Una sconfitta spettacolare, ma una sconfitta è possibile controllando. Ennesima allena. Oddio, fatto in 11 minuti, siamo 11 minuti. Iha! Ci faremo valere a suo di mostre judo super forte. Ennesimo volto. Quanti allenatori conosco? E mi tocca cambiare di nuovo. Grande, la mia gioia. Oddio, cambiano il Torterra, va. Con un bel terremoto lo sfogniamo di brutto. A parte che per i Pokémon di tipo acciaio sono anche deboli, tipo terra. Yeah. Questa palestra potrebbe, in questa palestra fa forte anche Torterra, oltre a Mon, Monferro, Infernape. E ok, andiamo sfondando di brutto. Atto dovrebbe essere, vabbè, Stilz che è comunque uno dei Pokémon più pesanti della seconda generazione. Va bene, spero di fare di battere sto Stilz con quanto pare a parte che difesa più alta rispetto a un Onix. Tanto è pure più alto di Onix. Allora, proprio il verso di Sisi. Fatto una disfatta totale. Quindi si è beccato un Epoleri. Oddio, ma quanti allenatori ci sono in sta palestra? Concentrandoti solo su un tipo puoi vedere la forza e la debolezza di tutti i Pokémon. Ovviamente, allenatore, l'ennesimo allenatore con il tipo roccia. No, Azumarill! Mi conviene cambiare di nuovo. Perché Ponyta ovviamente ha la debolezza al tipo. Ma forse potrei anche rischiarmela con Pestone, non so. Vediamo quanto faccio. Oddio, gli facciamo proprio una. Oddio, però tentennata però. Potrebbe tentennare di nuovo. E gli facciamo brutto colpo. Colpo coda. Wow, ok. No, mossa sbagliata perché Ponyta è resistente al tipo acciaio. Cioè la resistenza al tipo acciaio. Forse tanta concentrazione non serve.
Devo curarmi, bontà. Ancora il latte, mamma. Poi, perché non si è ancora evoluto il Rapidash? Marco, vabbè, per la neuropietra è ancora presto. Ok, tipo dovremmo tipo fargli imparare le mosse giuste a Marco prima di farle evolvere in cosa là, come si chiama? Ok. Ferruccio. Ah, questa è la medaglia della palestra di Mineropo. Ah, Mineropo, quindi scopriamo chi è Ferruccio. Allora, ok. Quindi qua abbiamo scoperto che Cosola Ferruccio è il padre di Pedro. Allora è battuto per il mio figlio. Beh, non mi sorprende ancora così tanto da imparare. Se lui non ti ha battuto, ce la farò io, Ferruccio. Ok, quindi dovremmo tipo sfidare il padre di Pedro. E altri Pokémon. Bronzor. Oh. Se non mi sbaglio, è un Bronzor e se non mi sbaglio anche un Bronzong. Se non credo che è un Bronzong. Ah! Ha anche un Bastiodon, ricordo. Oh, la gioia, Stor di raggio. Ma porca miseria. A parte che forse potrei anche rischiarmi con tubo fuoco così l'intrappolo. Ovviamente si colpisce da solo. Cannon Flash, questo potrebbe far male. Oh, invece non gli ha fatto un cacchio l'hanno preso. Dai, non colpiti da solo. E fallisce, grande. Proprio la mia gio... Ma por... Dai. Speravo tanto che poi riuscire a sconfiggere almeno un Bronzor. A parte che non posso nemmeno utilizzare Terremoto perché probabilmente... Ma c'è per di tipo psicoacciaio. Non posso utilizzare Terremoto perché probabilmente ha levitazione. Oddio, vediamo che cosa possiamo riuscire. Magari è uno strumento. Ah, no, nessuno. A parte che utilizza. Ripetutamente Cannon Flash. A parte che io ho fatto imparare, ho fatto tipo scordare Garanzia, gli ho fatto imparare Finta. Guarda che Finta è più potente di Garanzia. Bastiodon, eccolo lì, proprio all'asso di Ferruccio. Che di tipo che si tratta di un livello 39, miseria. Oddio, però dai, siamo di 3 livelli sotto, ma potremo anche farcela, va. Spero. Di tipo acciaio Bastiodon, che è un Pokémon fossile della quarta generazione. Oh, ce l'abbiamo fatta, quindi la differenza dei livelli non conta, anche se pare potrebbe essere anche leggermente grande. Ok, Steelix, ok, in realtà l'abbiamo proprio sfonnato di brutto il Steelix in questa palestra, quindi con terremoto. Ah, questo è l'ultimo, bene, le cose per te si fanno difficili. Eh no, forse avessi dovuto
Tirare fuori Bastion per l'ultimo. Ci tenere per l'ultimo Bastion oppure no? Io. Ha resistito probabilmente utilizzerà un'iperpozione. Non mi sbaglio, potrebbe avere due iperpozioni, credo. Non ho ancora detto l'ultima parola, non bisogna arrendersi. No! Mi ricordo male a loro. Sono sbagliato a loro. Non ha due iperpozioni. Ok. E abbiamo battuto anche Ferruccio. È la sesta venaglia. È nostra. Quindi ci stiamo avvicinando alla Lega Pokémon. Che Camilla. Oh, i miei fortissimi Pokémon sconfitti. Hai dimostrato abbastanza valore da battere i miei preziosi Pokémon. Come premio, ecco qui la medaglia cava. Ok, riceve la medaglia cava. Capa, avevo detto, mi sbaglio. La medaglia cava consente di usare la mossa MN Forza quando non lotti. Ora hai 6 medaglie. Cioè, significa che tutti i Pokémon a livello 70 ti ubbidiranno senza problemi. Ecco qui, prendi anche questo strumento. Ok, Cannon Flash. Ok, Cannon Flash, perché l'abbiamo visto utilizzare da Bronzor. Se colpisci un obiettivo, potrebbe anche. Oddio, Cannon Flash, però potrebbe anche rivelarsi utile per un Lucario. E non un Lucano, eh. Ah, adatto, vabbè che. A parte che avevo già fatto imparare foto, quindi può. Ora che abbiamo vinto la sesta medaglia possiamo tranquillamente utilizzare forza anche al di fuori delle battaglie. E ora uscire da qui sarebbe un'impresa. Ah no! Possiamo anche uscire facilmente. Ok, sesta medaglia, quindi siamo vicini alla Lega. Anche se credo che potremmo tipo avere altri grattacavi con il Team Galassia. Ehi, hai ottenuto la medaglia capa, complimenti. Penso che tu sia abbastanza forte da diventare campione di Pokémon. Però io sono più forte di te, quindi questo non accadrà mai. Capo, vieni con me in. Ok, quindi andremo nella biblioteca di Canalipoli. Però lo faremo adesso, che faremo al prossimo episodio. Mi termina qui anche questo episodio abbastanza lungo, di Pokémon Diamante. Da questo lo conosciamo tutto. Ci becchiamo alla prossima.